Le iniziative per il giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate, quest'anno hanno assunto un significato ancora più rilevante, in quanto ricorrono quattro importanti anniversari: 160 anni dell'unità d'Italia, 150 anni di Roma capitale, il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, il 75esimo anniversario della Repubblica Italiana. Ad Elebio le solenni cerimonie hanno coinciso con il centenario del monumento ai caduti. Per l'occasione è presente anche il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Prima il momento della messa, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Carpoforo, poi il rito solenne dell'alzabandiera, preceduto dall'inno d'Italia suonato dal corpo musicale di Delebio. La banda delebiese ha accompagnato dal vivo la celebrazione, eseguendo alcuni brani simbolici, tra cui la canzone del Piave e il Silenzio, per salutare i militari che hanno sacrificato la loro vita in guerra per la libertà di tutti noi. Sì, sono venuto volentieri a questa commemorazione del centenario del monumento ai caduti a Delebio, che oltre a rappresentare un momento importante della vita di questa comunità, si inserisce anche nei festeggiamenti del 4 novembre, giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Questa data ci aiuta a ricordare i valori che guidano anche la nostra Costituzione repubblicana e ci aiutano a riflettere sull'importanza di continuare a osservare i doveri costituzionali con l'esempio di tutti coloro che appartengono alle forze armate. Una giornata importante, ci ha fatto molto piacere la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, soprattutto perché quest'anno ricorre appunto il centenario del nostro monumento, un monumento che grazie alla generosità di tanti delebiesi ha potuto essere realizzato. Ci sono state delle pesche di beneficenza, ci sono state delle donazioni da oltreoceano, ci sono state raccolte fondi, oltre al contributo da parte del comune tra il 1919 e il 1921. Sottolineo che dopo quasi due anni di stop forzato a queste manifestazioni siamo ripartiti con ieri a Dandolo e oggi qua a Delebio. Importantissimo per tramandare la memoria, fondamentale per poter continuare a tramandare appunto i nostri valori e tutto quello che ne consegue. Anche Morbegno ha festeggiato ieri la ricorrenza del 4 novembre. La cerimonia si è aperta con l'omaggio al monumento ai caduti in Piazza Mattei, con la partecipazione della Società Filarmonica di Morbegno. È proseguita con la deposizione di una corona d'alloro, i discorsi delle autorità e la messa in suffragio dei caduti nella collegiata di San Giovanni Battista. Il sindaco di Morbegno, Alberto Gavazzi, ha sottolineato come questi momenti debbano essere ogni anno ripetuti e tramandati alle nuove generazioni. Sono dei pezzi della nostra storia che hanno costruito la libertà di cui oggi godiamo e di cui serve conoscere e riconoscere i punti basilari che hanno fondato la nostra condizione di oggi. Certamente, come dicevo, è importante, non è mai conclusa la battaglia verso i principi di libertà e di uguaglianza, però questo ci ricorda proprio anche che l'impegno civile da parte di ciascun cittadino non è mai finito.